forte astensionismo, però. Lei si sente di rappresentare la città nel suo intero, nel suo complesso? Anche qua, io rispondo, spero che mi senta, una persona molto intelligente, lo scrittore Maurizio Maggiani, mi aveva detto, mi raccomando, non dica la solita banalità, sarò il sindaco di tutti. E io, per dare ragione a Maggiani, visto che condividevo molto quel suo articolo, non lo dico. Io mi sforzerò comunque di rappresentare una comunità. Non sarò mai il sindaco dei corrotti e dei corruttori, non sarò mai il sindaco dei disonesti, non sarò il sindaco degli evasori fiscali, sarò il sindaco di tutti i genovesi che hanno fiducia nelle istituzioni, che si impegnano per la città come mi devo impegnare io. La giunta precedente non ha approvato il bilancio preventivo, questo per lei rende più difficile la partenza? Beh, sicuramente, se il bilancio preventivo 2012 fosse stato approvato, un problema sarebbe stato già risolto e io mi troverei a seguire un lavoro già impostato, mentre invece questo lavoro, per quanto impostato non definito, lo dovrà definire il nuovo Consiglio Comunale e la nuova amministrazione.